Ciao bella gente, come andiamo? Oggi direzione Lago d'Idro. Facciamo un giretto sul lago, poi vediamo se si può visitare qualche vallata un po' più su. Dipende un po' da come sono messe le strade, perché non fatevi ingannare dal sole, fa freschino e un po' più su ho visto che ci sono 1 o 2 gradi, quindi vediamo un po' la situazione. Ghiaccio, sono ancora un po' distante dal lago, circa una 15 chilometri credo. Non si può prendere la strada principale, mi toccherà fare i paesini, perché la strada principale è chiusa per manutenzione fino a fine mese. Oggi siamo al 3-4 febbraio, non lo so, fino al 28 è chiusa e quindi ci spariamo un po' di paesini. Bagnatino, che figata quei paesini qua, mi piacciono un casino a me quei paesini qua. Bello, eh? Auto invito a casa di questo signore. Sento il profumo di quello lì, della carne che stava grigliando quello lì. Volevo andare un po' più giù, vedere se trovavo un'altra spiaggetta, ma alla fine mi sono detto che vado a vedere un po' com'è la situazione al Maniva, se si può salire, come messo. Peccato per sto nuvolone, sta coprendo tutto il sole. Volevo fare delle riprese alla rocca d'Anfo col drone, ma in una posizione non tanto bella. Quei paesini qua, c'è una cosa certa: troverai sempre una Fiat Panda davanti. Ha slittato leggermente, posteriore. E tutta questa gente che scende. Magari metto anche la marcia. Comunque lì mi è andata via parecchio.
L'ho proprio sentita scappare via nel posteriore. E qui è dove ho... dove sgarriava prima. Dove mi entrava il TCS prima, perché qua c'è giù sabbiolina proprio. Adesso facciamo un po' mente locale di dove sono. Comunque torno verso il lago d'Idro e poi decidiamo dove andare. Cioè dove andare, che strada fare per tornare a casa più che altro. Se faccio in tempo vorrei anche andare a sciacquare la moto, perché ho preso un sacco di sale tra ieri e oggi. Vediamo che ora rientro. Ho messo direzione verso, non casa, ma verso Crema, perché vorrei andare al mio solito autolavaggio a tirare via un po' il sale. Sta iniziando a piovigginare. Se aumenta probabilmente tiro via la GoPro, anche perché la GoPro sì, è impermeabile, però per poter attaccare il microfono esterno bisogna tirar via uno sportellino e quindi non è più impermeabile. No, abbiamo beccato questi due bei GS qua davanti, si sente subito quando c'è il rumore del GS, però continua a arrivarmi aria sotto la fascia, mi viene il nervoso. Peccato, ma vedo, aspetto ancora un pochino, vedo se andando in là c'è più aperto, c'è più sereno. Boh. Di qua già non piove più. Eccoci che entriamo in Crema, così andiamo al mio solito autolavaggio a sciacquare via il sale. Non so se il microfono sta funzionando, perché è un po' che sento il filo del microfono sbattere sul casco, quindi si è sganciato qualcosa. Bene ragazzi, ormai sono sulla strada di casa. Come vedete c'è giù del sale anche qua, perché intanto settimana prossima hanno previsto acqua e neve anche qua, quindi mi sa che Kira riposerà un'altra settimana. Poi in teoria dalla metà di febbraio, dopo il 12-13, dovrebbe migliorare la situazione, alzarsi un po' le temperature, e io non vedo l'ora che arrivi marzo, perché ho voglia di andare a fare gli sterrati. Come ho detto nell'altro video, sempre se l'ho già montato, non lo so, a fine febbraio andrò a fare il tagliando e monterò le gomme tassellate apposta. Questo video, il video montato in precedenza, sempre se l'ho montato, non lo so ancora, perché l'ho girato ieri e quindi non li ho ancora montati. Sono stati due video in cui ho voluto un po' sperimentare le risoluzioni della cam, i filtri, eccetera, un po' di robe mie, un po' per il microfono, un po', non sono stati due video eccezionali, lo so, ma non vi preoccupate, che per me la stagione bella inizia praticamente a marzo e da lì ho tante belle idee, anche perché mi diverte stare dietro a lavorare un po' i video, quindi non vi preoccupate. Io vi saluto sul fango, no, ero un po' troppo basso di giri per fare la sgommatina. Io vi saluto, se il video vi piace lasciate il mi piace, iscrivetevi se non siete iscritti, le solite cose, ciao 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 ciao!